È fantastico. Guardate che formato di pasta uso oggi. Le ruote, le eliche, boh, come si chiamano, non lo so. Allora, secondo voi, piccolo test, però non dovete aver letto il titolo della ricetta. Secondo voi, le posso fare al ragù? Le posso fare, che ne so, con gli scampi? No, perché per me questi tipi di formaggio sono solo per le paste fredde. E oggi la pasta più fredda che c'è, la crudaiola, ovvero tutta crudo e si fa in 5 secondi. Le chiacchiere sono state tante, ma partiamo subito dal cuocere la pasta. Acqua salata e metto a cuocere le ruote. Ma lo sapete davvero, non mi ricordo se si chiamano ruote o eliche. Probabilmente è più facile si chiamino eliche rispetto a ruote, ma non è tanto importante. Allora, cominciamo con grande impegno a fare questa ricetta. Allora, giusto per voler fare qualcosa di diverso, sto usando tanti pomodori diversi: pomodori arancioni, pomodori camone, pomodori gialli, pomodori piccadilli, pomodori ciliegini. Ah, proprio una grande quantità di pomodori. Le vado a tagliare. Partiamo dal camone e lo metto direttamente dentro la ciotola. Poi il pomodorino arancione. Pomodorino giallo e via via li faccio tutti. Ci spezzetto dentro un po' di basilico. Uno spicchio d'aglio, questo non è obbligatorio, secondo me gli dà quel sapore in più, però se non vi piace non lo mettete. E lo metto dentro. Condisco un pochino d'olio, non troppissimo, e il sale. Questa è già la crudaiola, secondo me, di base, è anche quella che mi faccio spesso e mi piace un sacco. Però questa volta poi dopo ci aggiungerò un pochino di rucola, un pochino di olive, un po' di ricotta salata, ma già così, secondo me, è spettacolare. La pasta è praticamente, no, non praticamente, è cotta. Si va a scolare. Gli blocco la cottura versandoci subito l'acqua fredda. Poi la scolo. La raffreddo velocemente. E la verso dentro i pomodori, nella ciotola con i pomodori. Allora, ora la lascio, boh, altri 2-3 minuti così che si insaporisce per bene, si raffredda anche di più. Ok, ma leggermente tiepidina. Però lasciatela 2-3 minuti e poi si mette gli altri ingredienti. Allora, oppla, metto in una ciotola più ampia e aggiungo gli altri ingredienti, olive. Le olive mettete quelle che vi pare, quelle che vi piacciono di più. E poi abbondante rucola. Ora assaggio, ma con il rinforzo. Metto ancora altra rucola come base. Ma questi sono sfizi miei, Metto la pasta sopra. Le olive, pomodori, dulcis in fundo, ricotta salata. Potete mettere grattugiata come sto facendo io o a scaglie.
come volete, ma credetemi, ci sta bene. Ora vi dico com'è, ma già lo so. È fantastico. Cosa c'è di più buono nell'estate? Questa è la mia crudaiola. Alla prossima!